Europa League, Lega Varsavia Napoli domani sera 18:45, non partono per la Polonia. Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Dunque arrivano notizie legate alla vigilia della partenza per la Polonia che avverrà tra poco da parte del Napoli alla volta di Varsavia per la vigilia appunto di Europa League della gara che si giocherà domani sera alle 18:45 tra Lega Varsavia e Napoli. Questa sera intorno alle 18:30 Spalletti e Zielinski terranno la loro conferenza stampa allo stadio del Legia a Varsavia, ma non partiranno per problemi fisici alcuni giocatori del Napoli. Sono 5. Insigne non parte per Varsavia, resta a Napoli. Non parte neanche Fabian Ruiz, anche per lui un affaticamento muscolare. Insigne invece non parte perché continua una tabella di riabilitazione di ripresa personale qui a Napoli, così come Osimhen che sta cercando di recuperare per il match con il Verona. Quindi né Insigne né Fabian Ruiz né Osimhen partiranno alla volta di Varsavia, e con loro non ci saranno neanche Malquit e Manolas, anche per loro allenamenti personalizzati, mentre invece Onassa ha recuperato e è tra i convocati. È chiaro che però senza Fabian Ruiz, senza Osimhen, senza Insigne, non solo il turnover è obbligato da parte di Spalletti, ma viene fuori una certezza, cioè che il tecnico avrà a disposizione poche soluzioni alternative per affrontare il Legia Varsavia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci colleghiamo subito con un allenatore, Gigi Canni. Canni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E grazie per essere con noi. Ma quando lei si sta allenando per la Coppa d'Africa? Chi? A Osimhen? A tutti i quattro quelli che andranno. Allora, è vero che andare in Polonia a giocarsi una partita fondamentale per tentare di recuperare e di arrivare primi nel girone, quindi evitare poi gli spareggi nella seconda fase e accedere direttamente agli ottavi di finale, senza Insigne, senza Fabian Ruiz, senza Osimhen, crea certamente dei problemi a un allenatore, o sbaglio, Canni? Beh, i problemi ce li ha una squadra che si sta giocando il campionato, la Coppa, e quindi le coppe, perché poi ci sarà anche la Coppa Italia. La rosa secondo me a disposizione di Spalletti è una rosa importante, perché è il motivo per cui si giocherà lo scudetto, e speriamo anche non solo quello. E quindi sono situazioni che si creano e l'allenatore è un allenatore esperto e risolverà i problemi. Certamente domani sera ci sarà spazio per Meretti in porta al posto di Ospina, per Demme ed Elmas a metà campo, per Lozano a destra e per uno tra Petagna o Mertens come punta centrale. Le chiedo, secondo lei, da quello che ha visto finora del Napoli di Spalletti, primo in classifica con la miglior difesa a livello europeo, solo 3 gol subiti, in fase offensiva esiste un Napoli con Osimhen e un Napoli senza Osimhen? Mi spiego meglio, perché sarebbe troppo banale poi metterla così. Dal punto di vista della manovra, della struttura della manovra, il Napoli cambia molto quando non c'è Osimhen il suo modo di giocare, quando c'è uno tra Mertens e Petagna al suo posto? No, se ci fosse Petagna cambia non moltissimo, perché quantomeno il cross lo puoi fare comunque. Se Petagna non c'è, c'è Mertens, è chiaro che devi giocare a palla a terra anche quando sei ai 30 metri dalla porta. Fare dei cross diventa una cosa più difficoltosa, ma questo è un vantaggio che ha l'allenatore, perché ha una rosa di giocatori che ti possono permettere di giocare in qualsiasi sistema. Ma il dato più importante secondo me, e spero per il Napoli che lui riesca a mantenerlo, è quello dei 3 gol presi. Vero. Secondo lei dipende dalla squadra? La squadra è molto forte, il gol lo fa sempre, perché ha fatto pochi meno gol dell'Inter, mi sembra 23 gol, mi pare. 23 adesso gol l'Inter, il Napoli uno in meno, mi pare. Ecco, quindi c'è questa situazione che secondo me è una situazione, se uno è prima in classifica qualche motivo ci sarà. E parlando del campionato, adesso nelle prossime 2 settimane, nelle prossime 2 partite, non settimane, ci sarà la sentenza, secondo me, per l'Inter. C'è Inter-Napoli il 20 novembre. C'è Inter-Napoli dopo la sosta. C'è anche Inter-Milan. Inter-Milan c'è domenica, sì. Quindi
queste due partite saranno terminanti per l'Inter per non essere tagliata fuori completamente, perché se perdesse questi due scontri diretti l'Inter secondo me sarebbe tagliata fuori e sarebbe una storia soltanto fra Napoli e Milan. Ecco, a proposito di gol, 28 i gol fatti dall'Inter, 23 dal Napoli, quindi ci sono 5 reti di differenza, però il Napoli ne ha subiti 3 e l'Inter ne ha subiti ben 12, quindi 4 volte di più. Le chiedo, questo aspetto della difesa che lei ha rimarcato poco fa, secondo lei dipende dai meccanismi di gioco di Spalletti o dalla coppia centrale Rachmani-Koulibaly o dal fatto che davanti alla difesa adesso a metà campo c'è uno come Anguissa che comunque funge da filtro? Hai detto tutte le cose insieme, sono quelle. Ma io parlo sempre di fase difensiva. Poi se tu nel reparto difensivo hai anche giocatore di qualità di Koulibaly, è chiaro che hai un vantaggio ed è il motivo per cui il Napoli sta prendendo pochi gol, ma ribadisco, è una questione di fase difensiva. Ormai le squadre sono così compatte, quelle che vogliono vincere, che riescono ad essere compatte, che le due fasi vengono fatte da tutti i giocatori. Poi nello specifico ribadisco, nella fase difensiva, se hai Koulibaly, se hai il portiere che è di questa qualità, se hai poi le punte della qualità che ha il Napoli, le cose le metti insieme e sei primo in classifica. Prima di salutarla, Canni, tra Milan e Napoli, che hanno, se non hanno, diciamo così, impostato una fuga, almeno una fughina l'hanno impostata, perché sono a 7 punti dall'Inter. Lei spiegava prima come le prossime due gare, cioè Milan-Inter e Inter-Napoli, possano essere decisive, poi per capire se sarà una fuga, se la fughina si trasformerà in fuga vera e propria di Napoli e Milan. Però le chiedo, avendo visto tutte e due le squadre, quella di Pioli e quella di Spalletti, chi ha qualcosa in più per arrivare fino alla fine? Tutte e due se la giocano queste due. Se il Milan poi vincesse il derby, il prossimo derby, l'Inter sarebbe tagliato fuori, perché poi diventano tanti punti e non è solo una squadra che tu hai davanti, ne hai due, quindi per l'Inter sarebbe un grossissimo problema. Ma sono le due squadre che stanno giocando meglio in modo diverso, però c'è da dire che il Milan, questo allenatore ce l'ha da 3 anni e questo mi sembra che addirittura sia il quarto, e il Napoli c'ha l'allenatore per il primo anno, quindi il Milan è sotto l'aspetto della costruzione di quello che è il futuro è leggermente avvantaggiato sotto questo aspetto. Sotto l'aspetto invece della rosa a disposizione sono due squadre le più forti che ci sono secondo me. Chiarissimo, noi ringraziamo Gigi Canni per essere stato con noi, buona giornata Canni. Grazie a voi, a ciao, buona giornata a tutti. E a presto, buona giornata a Gigi Canni con Mario Palligiano che è in regia. Voliamo in pubblicità, tra pochissimo andremo nella redazione della RAI e da un altro allenatore, poi dalle 13.30 state con noi perché arriverà Enrico Fedele come ogni mercoledì per rispondere alle vostre domande allo 0816363663. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Mario Palligiano in regia. Prima di andare dal prossimo, dai prossimi ospiti, ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Marte Sport Live, buon pomeriggio Stefano. Volevo rispondere a Cagni, e chi ha paura dietro a Milan è Napoli. È vero che Milan ha l'allenatore da più di 2 anni, ma è pure vero che a Napoli teniamo una squadra da 3 anni che giocano tutti quanti insieme, e quello fa la differenza, che giocano in mezzo gamba. Saluti e forza Napoli. Vabbè Stefano, però non arrabbiarti, vabbè, è chiarissimo il tuo messaggio, tu badi più all'affiatamento tra i giocatori in campo piuttosto che alla gestione di un allenatore che il Napoli ha da 1 anno mentre il Milan da 3 anni circa. Antonello Perillo, responsabile del TG3 Campania della RAI, buon pomeriggio Antonello e ben trovato. Grande Gianluca, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in ascolto, ciao. Dall'altro lato c'è un grande allenatore ed ex campione del Napoli, Enzo Montefusco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi e un saluto ad Antonello. Ciao, allora, le ultime notizie parlano di un Napoli che sta per partire alla volta della Polonia di Varsavia senza Insigne, che resta qui per fare allenamento personalizzato, senza Fabian Ruiz, risentimento muscolare, anche lui resta qui per fare allenamento personalizzato, senza Osimhen, che sta cercando di recuperare per il match con il Verona. In più non partono neanche Malquit e Manolas, insomma è una squadra
con 5 assenti di lusso e dovrà fare per forza necessariamente turnover. Chiedo subito a mister Montefusco, ma questo significa comunque che nessuno forzerà, perché il campionato ha la priorità rispetto all'Europa League? Questa poi... Io penso che se noi fino adesso abbiamo detto che Napoli ha una rosa competitiva in tutto, è il momento di riprovare un'altra volta Demme nel ruolo di centrale che doveva fare all'inizio. E poi per quanto riguarda gli altri ruoli, ormai anche domenica abbiamo giocato senza Insigne, senza Osimhen, la squadra che ha fatto non ottima. Ha giocato benissimo, ecco. Diciamo, ha giocato benissimo, però vabbè, ma tu sai che quando manca adesso, diciamo, quando manca Osimhen, ma quando manca Insigne manca la luce. Infatti domenica quella che mancava era proprio il fatto di chi del Napoli potesse inventare qualcosa, insomma, qualcosa di concreto. Si è visto il Napoli, secondo me, a Salerno un pochino timoroso nei confronti degli avversari, perché hanno usato un'aggressività feroce, non facendoli giocare, però il Napoli è talmente superiore alla Salernitana che poi alla fine ha vinto, ma meritava anche qualche gol in più. La Lega Varsavia sta andando male in campionato, però insomma è ancora prima nel girone di Europa League. Chiedo ad Antonello Perillo, con tutte queste assenze di lusso e con gli ingressi di Meretti in porta, di Demme, di Elmas, di Lozano, di Petagna e di Mertens, il Napoli, anche da quello che hai visto nella partita di 15 giorni fa a Fuorigrotta, ha comunque la possibilità di vincere la partita in Polonia? Guarda, sicuramente, secondo me sì, il Napoli la possibilità ce l'ha, perché resta un organico nettamente superiore a quello della squadra avversaria ed è anche l'occasione per alcuni giocatori per mettersi in mostra. Io mi attendo molto sicuramente da Demme a centrocampo, perché Demme è un giocatore importante, aveva anche iniziato molto bene la stagione, poi si è dovuto fermare. E mi aspetto moltissimo da Petagna, perché su Petagna io vi invito a fare una piccola riflessione. Questo ragazzo era stato di fatto ceduto, lo sappiamo tutti, perché chiedeva spazio, è un club importante di Serie A, questo spazio era pronto a concederglielo. A un certo punto ha deciso di restare, convinto dall'allenatore e immagino anche dall'intera dirigenza azzurra, Giuntoli, lo stesso presidente. Se non trova spazio in Europa League come titolare, questo ragazzo rischia di demotivarsi. Tra l'altro, quando è entrato in campo contro la Salernitana, devo dire, in tanti invocavano il suo ingresso perché c'era bisogno della sua potenza fisica. La partita ha cambiato regime, cioè il Napoli in quel momento subito si è sbloccato come l'incanto. Io penso che domani possa essere la partita di Petagna, che è un bravo centravanti. E in effetti, se andiamo a vedere i nomi, penso che Vincenzo Montefusco mi darà ragione. Comunque è una signora squadra che si mette in campo, cioè noi dovremmo avere un centrocampo con Demme, Anghissà e Zelinski. Ma scusa Antonello, scusa che mi interrompo, ma già il fatto che Demme era l'uomo squadra del Napoli, il pizzarro del Napoli, insomma, era stato definito, no? Fortunato, tutti quanti a dire, ma adesso come facciamo senza Demme, tutta la Napoli sportiva, no? Lo stesso allenatore l'aveva paragonato il pizzarro del Napoli, per cui penso che questi sono calciatori che possono benissimo sostituire quelli che mancheranno, e in più possono fare benissimo e hanno l'occasione, come dicevi tu, di mettersi anche in evidenza per far venire l'allenatore, che in qualunque momento loro sono pronti alla chiamata per giocare. Secondo me se Napoli fa il Napoli non c'è partita neanche con questa squadra qua. Antonello, non so se posso fare una domanda. Assolutamente sì, certamente. A Montefusco, perché tra le tante cose è stato un grandissimo calciatore, grandissimo dirigente sportivo, bravissimo allenatore. Adesso la domanda all'allenatore Montefusco. Io credo, però vorrei sapere se Vincenzo mi dà ragione, che a Spalletti convenga, sotto tutti i profili, che il Napoli vada avanti in Europa League, ma convenga anche per la gestione del gruppo, perché credo che la rosa del Napoli è comunque una rosa molto ampia, migliorabile sicuramente in alcuni aspetti. Parliamo tutti del terzino sinistro, perché c'è purtroppo l'incognita Gullam, ma è una rosa molto ampia. Diventa poi difficile gestirla se Napoli per assurdo non dovesse entrare avanti, dico per assurdo perché secondo me ce la farà e basta, ma se non dovesse andare avanti in Europa League.
Antonio, sono d'accordo con quello che hai detto, perché io poi non credo a tutto questo fatto che i calciatori sono affaticati. Se il Napoli ha una rosa di 20 giocatori, anche più, tutti allo stesso livello, per cui chiunque gioca diventa sempre un Napoli competitivo. Sai perché si dice le partite, l'Europa League si stancherà, poi dobbiamo giocare una domenica? Tutti quelli che vogliono far vedere che dicono qualcosa, è quello che poi deve dire un allenatore per far capire a tutti gli altri che è importante che siano tutti pronti. Però il Napoli ha l'obbligo, come tutte le squadre importanti, di cercare di arrivare anche in Europa League fino alla fine, proprio perché quest'anno, da quello che vedo io, è l'anno particolare, che l'anno secondo me è buono per il Napoli. Ecco, dal punto di vista strettamente tattico, e chiudiamo così questa chiacchierata con Enzo Montefusco e con Antonello Perillo, diciamo dovrebbero giocare Meret in porta, Di Lorenzo, Koulibaly, che poi non giocherà domenica perché è squalificato, ancora Rachmani credo accanto a lui, a meno che non voglia provare Juan Jesus già centrale per una parte della partita, e poi Mario Rui a sinistra. A metà campo appunto Demme con Anguissa e Elmas per esempio, ma anche Lobotka potrebbe avere il suo spazio. A destra dovrebbe giocare Lozano con Politano in panchina, a sinistra non c'è Insigne, quindi lì potrebbe giocare Elmas, quindi Zielinski giocherebbe a metà campo, e poi in attacco non c'è Osimhen, per cui la scelta è tra Mertens e Petagna, e qui c'è il ballottaggio che resterà in piedi almeno credo fino a questa sera o domani. Gianluca, ecco. Perdonami, io non mi voglio sbagliare, tu sei sempre attentissimo, ma Mario Rui mi sembra che sia squalificato. Sì, Mario è squalificato, scusami, Mario è squalificato. Tu l'hai previsto a sinistra se parli della partita di domani, come ho fatto. No, non giocherà Mario Rui, infatti. E quindi dovrebbe andare già sinistra. Gianluca, finalmente forse hai accettato la formazione. No, beh, però c'è Juan Jesus a sinistra, però giocherà poi da centrale domenica. Manolas, come sta bene? No, Manolas non parte. Non parte proprio. Vabbè, e giocherà qualcun altro. Io ripeto, chiunque giochi in Napoli è molto. No, ma io voglio capire una cosa, mister Montefusco. Davanti allora, Petagna e Mertens sono due giocatori da caratteristiche profondamente diverse. Voglio capire, secondo lei, in questo momento il Napoli si esprime meglio con uno come Petagna o con uno come Mertens? Il Napoli si esprime meglio con uno come Petagna, perché è abituato all'uomo che alla fine può terminare il gioco andando sul fondo e mettere qualche palla in mezzo, perché Osimhen nell'ultimo periodo ha fatto qualche gol di testa e in più diventa pericolosissimo. Lo stesso vale per Petagna. L'unico fatto è che Petagna è più da area di rigore, mentre Osimhen è uno che se gli dai 40 metri di campo diventa devastante. Però il Napoli andrà lì per vincere la partita, per cui attaccherà e sarà più vicino all'area di rigore avversaria, e è lì dove Petagna potrebbe essere più. Poi Mertens me lo terrei, anche se a me non piace parlare di allenatori che devono fare formazione, diciamo che me lo terrei per l'ultima mezz'ora, anche perché si è visto che lui fisicamente non è ancora al top. E allora, quindi la formazione, io però voglio andare ad Antonello Perillo a chiedergli, quindi Mertens che ruolo ha nel futuro di questo Napoli, del Napoli di Spalletti, secondo te? Guarda, il termine è un termine nuovo che non piace a tutti, farcelo un po' il naso. Sottopunta. Io lo vedo come eventuale sottopunta. Cioè, lascia stare questo termine. A Montefusco non piace. Ha inventato lui il sottopunta, hanno rovinato al Felisco per far giocare sottopunta. Lo so, però quella posizione di campo, quella possiamo chiamare un trequartista. No, sto scherzando. È un ruolo dove Mertens lo potrebbe fare, però poi rischi, dipende chi sono i due esterni, perché se ci vogliono l'attaccante pure su Mertens, i due esterni Politano e Lozano, onestamente i due che stanno in mezzo al campo devono correre e mettere la croce, cioè diventa troppo difficile per esempio. Lo so, però adesso tu mi insegni che siccome ci sono i cinque cambi, in questo mi sembra che Spalletti se la stia giocando meravigliosamente. Veramente avere un giocatore con le caratteristiche di Mertens, come tu hai detto, nell'ultima mezz'ora, in certe partite può diventare veramente una carta in più nei giochi, per scombinare i piani delle difese avversarie, per come sono d'accordo, sono d'accordo perché Mertens, se sta bene, è un giocatore che deve giocare sempre, solo che in questo Napoli ormai
il Napoli è cambiato anche come gioco, il Napoli adesso non è più i soliti passaggetti a destra e a sinistra, adesso il Napoli che è filtrante, dopo due o tre volte che tecnico lo palla mettono la palla per Osimhen, specialmente quando le difese avversarie sono talmente ignoranti che gli lasciano 30-40 metri diciamo che Osimhen veramente ha dimostrato di essere un giocatore che può risolvere le partite da solo. E allora ipotizziamo nuovamente la formazione di stasera, di domani sera: Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Juan Jesus terzino sinistro, Demme, Anguissa e Elmas, anzi e Zielinski a metà campo, a meno che non voglia schierare Lobotka a sorpresa, e poi esterno destro alto Lozano, esterno sinistro alto Elmas e centrale Petagna più di Mertens, ma resta in piedi questo ballottaggio, che una scelta che io poi basta che ci sta Anguissa, e devo fare i complimenti a chi ha portato questo calciatore a Napoli, perché veramente questo è un giocatore molto ma molto importante. Maurizio Micheli, che è il capo scouting ovviamente di Giuntoli, quindi i meriti vanno anche a Giuntoli. È chiaro, uno di questi vanno a Giuntoli. Grazie a Enzo Montefusco, grazie per essere stato con noi. Ciao Enzo, ciao Antonello. Grazie, buon lavoro ad Antonello Perillo, responsabile del TG3 Campania della RAI. Antonello, salutiamo anche gli amici di azzurrissimo.it, non manca mai il saluto. Grazie anche da parte loro, e noi pure del TG abbiamo subito dovuto cambiare in corso il servizio sul Napoli, perché un'ecatombe. No, è stata la sorpresa di Insigne e di Luis non convocati, ma forse giusto così, evidentemente hanno bisogno di recuperare bene per gli impegni successivi. Un abbraccio. Grazie. Buon lavoro ad Antonello Perillo, parliamoci chiaramente. Il campionato ha la priorità e non si può rischiare in vista di Napoli-Verona con il Napoli primo in classifica appaiato al Milan. Il Napoli non può sbagliare una virgola in campionato, per cui meglio preservare i giocatori che devono recuperare un po' dal punto di vista fisico e farli restare a Napoli, non portarli in Polonia, perché l'Europa League è importante sì, ma non quanto il campionato. È arrivato Gigi Soriani in regia, andiamo in pubblicità, ma tra un minuto e mezzo Enrico Fedele per le vostre domande in diretta 081 636 3663. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gigi Soriani in regia. Dunque il Napoli parte per Varsavia, dove domani sera giocherà contro il Legia la quarta partita, il quarto turno per il girone C di Europa League, decisivo per ambire al primo posto nel girone e gli ottavi di finale per evitare gli spareggi nella seconda fase. Bene, senza Insigne, che resta a Napoli per recuperare dal suo affaticamento muscolare, che lo ha tenuto fuori anche con la Salernitana, come sapete, resta a casa anche Fabian Ruiz, resta a casa ovviamente Osimhen, che continua la sua tabella personalizzata per tentare il recupero in vista di Verona, restano a casa Malquit e Manolas e anche Mario Rui, che è squalificato come sapete. Ma comunque il Napoli ha i giocatori per rimpiazzare quelli che mancano, c'è una formazione che abbiamo abbozzato, ne parliamo, sapete con chi? Come ogni mercoledì con lui, Enrico Fedele.